ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. E ora si fa sul serio, si parte. Bella serie di passaggi. Pazzini perde il duello fisico con l'avversario. Marchese prova a passare con un pallone profondo. Palla larga in profondità. Se ne va. Romulo scodella in avanti. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Il Verona non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Devia di testa. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Allarga sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Riceve in aria. Attenzione al tiro. Rete! E arriva così il gol del vantaggio. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Marchese realizza il quarto gol stagionale. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Guadagna metri, prova il tiro. Ce l'hanno fatta! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Pazzini prova Cerci. Palla giocata alta sulla fascia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Romulo, che ha segnato il gol del vantaggio nel primo tempo della scorsa partita. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Si libera la grande. C'è spazio per calciare. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Palla in profondità sulla fascia. È libero di creare pericolo. E passa! Pallone rasoterra in aria. Ecco il tiro. Pericolo in aria. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0 vanno così all'intervallo.
Vedremo se troveranno la forza per reagire. Si parte per la seconda frazione di gioco. Romulo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerci. Opportunità di ripartire. Cerca di allungare il gioco. Prova la conclusione. Beh, questa idea del cucchiaio non granché, eh. Ha comunque impensierito il portiere. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Castellini. E trova il compagno. Prova a sfondare centralmente. Romulo. Prova la giocata nello spazio. Colpisce. La toglie dalla porta. Sarà calcio d'angolo. Cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Battuta troppo lunga. Marchese, autore di una rete in questa partita. Pazzini. Romulo. Pazzini. Pallone alto e lungo sulla fascia. Il Verona ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Pazzini. Marcature strette, azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Si libera la grande. Pazzini. Castellini. Decide di sfruttare la fascia. Prova a tirare. Qui deve tirare. Lungo passaggio in avanti. Pazzini. Ed ecco il fischio finale, tutti sotto la doccia. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Io non lo dico perché sono stato un portiere. Oggi la squadra l'ha dimostrato. Non ha subito gol, ne ha fatti, e questo basta sempre per vincere. Si conclude qui la nostra telecronaca. Buon pomeriggio a chi ci ha seguito da casa. Paura, 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 paura.